Ciao a tutti, mi chiamo Teresa. Volevo condividere con voi la mia esperienza che ho avuto con Francesco Guarino. Buonasera, sono qui per testimoniare il favoloso mondo di TDM Tarocchi di Marsiglia. E la mia esperienza è stata decisamente positiva. Ho conosciuto Francesco Guarino un anno e mezzo fa, dove uscivo da una storia molto travagliata e problematica. Ero messa veramente male, tanto vero che sono andata perfino in ospedale. Perché più che cambiato la vita, me l'ha decisamente migliorata, perché grazie ai consigli del bravissimo Francesco Guarino sono riuscita a rivoluzionare le mie scelte. Però con l'aiuto di Francesco in questo anno e mezzo in pratica sono riemersa. I consulti che ho fatto con lui mi hanno sempre tirato fuori situazioni, anche cose mie interiori. Che questo non vuol dire che sono diventata la padrona di qualche azienda, di qualche multinazionale, molto di più, sono diventata padrona di me stessa. È stato molto difficile, però Francesco non mi ha mai lasciata da sola, mi è sempre stato vicino. È stato sempre il mio angelo, anzi, quando mi sentiva che non avevo dei problemi, percepiva, quindi non mi ha mai mollata. Gli arcani non si sono mai sbagliati, hanno sempre detto la verità. Ed ero anche scettica su alcune cose, su una situazione che mi aveva detto che io sarei uscita vincente e quindi ero un po' diffidente. Ebbene, dopo un anno e mezzo, quello che mi ha sempre detto Francesco, la persona che mi aveva devastata, mi aveva fatto tanto male, è tornata dicendomi, chiedendomi umilmente scusa. Quindi i consulti mi hanno ripagata. Ho coltivato rapporti sociali migliori e ho conosciuto meglio la mia essenza, perché gli arcani, che magari da molte persone possono essere sottovalutate, in realtà quando ti approcci nella maniera giusta riesci a tirar fuori il meglio di te stesso. E quindi non posso che parlarne benissimo. Aggiungo, il lavoro che ho fatto con Francesco va oltre, perché la sua professionalità è un qualcosa di grande, nel senso che lui ci mette proprio il cuore, entra nell'anima delle persone, riesce a questo dono di entrare nell'anima della gente. Grazie Francesco. Rivolgetevi alla scuola e non ve ne pentirete.